Che fatica arrivare su. Salve a tutti, puntate di Onorato. Spero che si veda bene perché mi sembra che sia un po' sfocato, però forse solo i miei occhiali. Di Onorato di sabato. Scusate, ma non è semplice camminare con la fasciatura che ho è tuttora. Cioè, questa non è finta, eh. Non so se l'ho inquadrato, spero di sì. Sì, perché poi purtroppo oggi ho avuto anche la cosa di un attimo appoggiare, ecco, di appoggiare un attimo il dito, per cui non mi fa proprio benissimo, ecco, mi fa un pochettino male. E quindi insomma. Ecco, quindi praticamente cammino o col tallone o col fianco del piede e non è proprio semplice, ecco. Cioè più che, cioè appoggio ma comunque sempre con gamba dritta perché non posso piegare perché quando vado a toccare la luce, non dico che vedo le stelle ma qualche luna di Giove penso che riesco a vederla benissimo. E quindi insomma ecco, quindi è così. Perché qua, a parte, vabbè, a parte il discorso, vabbè, perché qua oggi è sabato, quindi comunque, ma ho paura che saranno qua, registrerò qua altre puntate almeno fino a giovedì, sempre se la situazione non degenera ulteriormente, perché già sta degenerando sempre di più. Avevo detto, no, che il prossimo lunedì che cazzo sarebbe successo, visto che lunedì 3 ho fatto questo e da quel momento sono ancora, sentite un po' così, molto meglio, sia ben chiaro. Però ieri, per esempio, ieri sera sono andato a soffiare il naso, era praticamente sangue, manco un muco, era sangue, fine, cioè praticamente ho fatto un blocco di sangue. Qui. E no, quindi quello. E lunedì dopo è successo quello che è successo, cioè questo lunedì passato, il 10. Cosa potrebbe mai succedere di peggio? Ebbene, è successo in anticipo rispetto al lunedì, ma è successo. Ebbene sì, abbiamo. Considerate che io giro così per casa, non sono io. Per il momento spero, e spero che lo sarà anche poi, ma chi di solito dorme lì, si vede da lì, si è presa positiva. Quindi niente, quindi vabbè. Il problema è che ora fossi a casa con col problema della fasciatura e basta, non diceva, vabbè, oh, se deve succedere, succede, che succeda adesso, almeno così ci siamo tolti dalle palle, un po' come quando si faceva quando c'erano dei salmorbillo, c'erano i rimedi antichi, diciamo, di praticamente andare a casa di chi c'aveva, perché così almeno te lo prendevi e vaffanculo e stavi a posto. Anzi, prima lo prendevi meglio era, perché piuttosto che prendertelo magari nel momento in cui eri incinta, soprattutto per le donne, insomma non è proprio il massimo. Sto parlando del morbillo, non so se l'avevo detto. E quindi ecco, quindi diceva, vabbè, oh, se proprio deve prendermi sto cazzo di Vippo Virus, anzi virus, mi prende adesso, così almeno non vado nemmeno in malattia e posso stare anche a casa tranquillo, perché non perché tanto, anzi, cioè per la serie non sto in infortunio, per cui anzi, cioè, tanto non andrei in giro comunque, non è che col piede in queste condizioni andrei da qualche parte, però se
sicuramente l'infortunio è sicuramente anche da un punto di vista, questo rende un po' di più rispetto alla malattia, però la malattia si ha comunque qualche soldino in meno, invece l'infortunio dovrebbe essere lo stipendio pieno dall'INAIL, però vabbè. E forse, poi non lo so, poi vi racconterò quando sarà. Bene, però ripeto, non è che sia piacevole, nel senso, come ho detto, comincio anche a sentire un po' male, per cui figuriamoci, insomma, ecco, cioè, tra parentesi, io non dico tutte le sere, ma quasi, se non è tutte le sere, la sera che non l'ho fatto, comunque il pomeriggio dopo ho dovuto prendermelo, però sto facendo quasi tutte le sere antidolorifici, per cui, insomma, non è proprio un... Non è che stia proprio, non è che dice vabbè, stai a casa giusto perché c'è una fascia dura, no, sto a casa perché mi fa male anche. E quindi, vabbè, quindi, oltre al fatto che, come avete sentito prima quando sono salito su, prima di iniziare la puntata, insomma, c'è un fiatone perché comunque non è semplice. Poi anche adesso, per esempio, sto tutto il peso su un piede, cioè, insomma, già a me i piedi c'ho qualche problemino grosso per via dell'ortesi su tutti e due i piedi. In più devo stare solo su uno, capite, insomma, che non è proprio fantastica la situazione. E quindi vabbè, quindi questo, ma il problema più che altro, il discorso del Pippo Virus, se dovesse succedere, è che, cioè, io ho fatto sta roba al naso e sono ancora con problemi ancora notevoli di respirazione, sto ancora facendo spruzzi e almeno ne avrò almeno fino a lunedì, anche martedì. Per cui se adesso prendo sto coso, insomma, non è proprio, potrebbe essere un problema, cioè. Io ultimamente sto incominciando un po' a starnutire e mi tocca starnutire con la bocca, cioè cercare di starnutire con la bocca il più possibile, lo so, è impossibile, però ci provo, perché comunque starnutire con il naso non sarebbe proprio il massimo in questa situazione finché non mi si sistemano. Poi io penso che mi sento qua così, come se avessi tipo di brufoli dentro, ma probabilmente potrebbero essere anche i, come si chiamano, i turbinati, che sono, non sono vaporizzati, ma sono inceneriti, e quindi boh, però un po' di fastidio lo sento, o forse potrebbero essere anche le croste, praticamente, senti, faccio così perché mi dà fastidio, le croste, probabilmente cicatrici, non so, insomma, qualcosa di questo genere, un po' di fastidio lo sento, ecco. E per cui adesso prendersi pure sta roba non è proprio il massimo, ecco. Ho tolto poi che a me il 20 finisce il periodo qua, il discorso del piede, quindi mi toccherà fare la visita, quella lì di chiusura, che qualcosa mi dice, magari mi sbaglio, però qualcosa mi dice che sarà una continuazione, non una chiusura, che forse 10 giorni sono un po' pochi. No, più che altro è che se devo tenere 25 giorni questo piede, cioè me l'ha detto l'ortopedico, non è che io l'ho deciso. Quindi, insomma, cioè, se l'ortopedico, secondo lui, se devo starmene così per 25 giorni, cioè, mi viene a pensare che forse a fine di questi 20, cioè dopo il 20, ho paura che dovrò stare altri giorni a casina, e in cui, ora, se fosse quello lì, pure pure, però
teoria, tra parentesi, quando è giovedì forse dovrebbe essere, speriamo, finita la situazione qua della mia compagna, ma devo dire comunque se l'è presa un po' leggera, forse, forse, vediamo, magari. L'unica cosa è che lei il bronchite e robe se le porta dietro non si sa quanto. Cioè io sono passato mesi l'anno scorso sul divano. Cioè sinceramente non è che proprio ecco, mi va di stare settimane con sto spada di Damocle. Oltre al fatto che cioè, sostanzialmente a parte ecco, il sottoscritto che sta in questa condizione, c'è anche il discorso che comunque no, c'è la zia di mia compagna che insomma ha una certa età, insomma, ecco, per cui non è proprio giovanotta, insomma, ecco, per cui insomma, cioè, questa Roma, insomma, non mi sembra proprio il massimo. Però, e qua direi che andiamo subito a sodo, questo evince, insomma, che questa vaccinazione è veramente immunizza, è proprio assolutamente funzionante, proprio come vedete chi è vaccinato non si contagia assolutamente, è proprio. Questa è proprio la dimostrazione. Questa ne è proprio la dimostrazione. Che la mia compagna ha tre dosi. Tre. Cazzo, ne ha tre, porca troia. Non è che dicevo ho fatto finta. Ha fatte tre. Cazzo. E sta in questa situazione. Quindi, cosa dobbiamo dedurne? Che quando si diceva, ripeto, che ah, i vaccinati non si contagiano, una sega. Ecco qua. E poi ripeto, se un vaccino che tocca fare ogni 2-3 secondi, allora vaffanculo. Allora andate a fanculo, ecco. Cioè, per la serie, non mi potete venire a dire che sono un Novax perché ho fatto anch'io tutte e tre le dosi. Però, se questi sono i risultati, cioè, l'ho fatti con la cosa e dice, vabbè, se mi prende. Allora, prima di tutto, se mi prende non mi succede niente. Invece, mia compagna ce l'ha. Più che altro è che se mi venite a dire, come era stato detto, che ah no, sarete immunizzati. Immunizzati di ma poi oltretutto, gente che è stri-ultra vaccinato e se lo prende continuamente. Non se lo prende una volta sola, se ne prende 2, 3, 4, 5. C'è qualcosa che non quadra. Ecco, va bene. Quindi mo vedremo. Mo vedremo come andrà a finire. Ecco. Cioè, visto, uno certifica quello che io dicevo, cioè non mi venite a dire che io immunizzo, ok? Secondo, se poi dopo mi prende comunque. Ora, mia compagna, sì. Pare, però comunque febbre ce l'ha, dolore di cosi ce l'ha, tosse ce l'ha, non sente più un cazzo, cioè alla fine non è che non l'ha preso, non è che dicevo l'ho preso ma non mi so, non ho sintomi, no, ce li ha i sintomi, per cui cioè, voglio dire che cazzo gli avete fatto, l'acqua, sai, sì. Con l'unica differenza che forse l'acqua, cioè l'acqua, no, l'acqua no, se ti iniettano l'acqua non è proprio meraviglioso. Però voglio dire, cioè, sai, boh, so cos'era. Questo è. E quindi vabbè, quindi che dire, complimenti. Più che altro questa è proprio la dimostrazione plastica del fatto che
un discorso che sei vaccinato e quindi non ti prendi niente, è una cagata pazzesca. Ecco, e chi l'ha detto il migliore, quello lì migliore. Ecco. Non ho parole. Che dire? Meraviglioso. Decisione poi alla fine per lunedì prossimo di cosa trasmettere. In realtà ancora non ho avuto la cosa di scrivere niente perché sono un paio di giorni che praticamente a parte ieri sera e poi dopo tutto oggi abbiamo mandato tra parentesi in onda una cosa, abbiamo mandato insomma una diretta. Avvio la diretta, non parte un cazzo. Ecco, ma il bello è che io gliel'avevo detto. E ho detto, dico, mi raccomando, dico, quando avvio sta diretta, cioè avviamo almeno, ripeto, almeno 10 minuti prima, meglio sarebbe un quarto d'ora prima, però anche 10 minuti prima, perché metti caso che vado a schiacciare e non parte un cazzo, almeno in 10 minuti forse riusciamo a risolvere qualcosa. Ecco, se invece facciamo all'ultimo secondo non risolviamo niente. Detto fatto, cioè praticamente mi danno il via, io ovviamente ero a casa, quindi mi dicono vai, fai partire la diretta, schiaccio il pulsante e non parte una sega. Ovviamente quando vanno a partire poco dopo. Ma porca troia, questo perché? Perché purtroppo io non lo sapevo, non potevo immaginarlo perché non era una cosa, era un soggetto esterno. Praticamente aveva fatto il cosiddetto evento su YouTube, perché le dirette puoi fare partirlo sulla, diciamo, il canale live, cioè quello lì che praticamente hai sempre, oppure puoi creare un cosiddetto evento con la tua chiave, eccetera, eccetera. Ora avevano creato un evento. Il problema è che l'evento o ci metti che c'ha l'avvio automatico, o altrimenti tocca fare il doppio avvio. Cioè, nel senso, io dalla macchina do l'avvio. Ma chi è che si ascolta il concerto per organo? Praticamente, scusate, ma è un sottofondo un po' strano. Praticamente avvio la diretta e il problema è che loro, finché loro non avviavano la diretta, non sarebbe partito un cazzo. Quindi praticamente tutti i saluti istituzionali iniziali sono andati a puttane praticamente, ecco, se ne sono visti chi stava collegato su Facebook che su YouTube, sti scienziati non avevano fatto sta roba, no, più che altro che poi mi fa dice cazzo ce lo dice adesso, ma porca troia, ma te l'avevo detto dovevano almeno dirmelo 10 minuti prima che partissero, che cazzo, proprio per questo, no, l'avevo detto, cazzo, vabbè. Lasciamo perdere. Quindi sappiate che se volete fare una diretta YouTube o qualche cosa e c'è una e no, avete dovuto dare una chiave di streaming o qualcosa, ecco, prima di tutto evitate di fare sta roba di creare l'evento su YouTube, che è veramente pallosa sta storia, ecco. Fate il video normalmente, cambiate il nome della live, no? Anziché live di, che ne so, Oro Bandana, del canale YouTube di Oro Bandana, fate, che ne so, che ne so, il convegno di quelli che, dei tre dosati che si sono presi comunque il Covid ugualmente alla faccia di Super Mario, San Mario Draghi da Goldman Sachs. Ecco, questo, cioè cambiate il titolo ma utilizzate quello, non andate a creare questi cazzo di eventi, o quantomeno create un evento ma quantomeno dategli l'avvio automatico, porca troia, che se no è un casino, no? Se voi non state là, se voi non state là praticamente ad avviare con sotto il canale in diretta, che se no è un casino, ecco, è un casino, punto. Ma chi è? Vabbè.
E quindi sì, si sente qua sotto. Vabbè. E niente, quindi questo. Ah no, stavo dicendo, ho fatto una Roma, insomma, ho scritto tutto un vademecum, insomma, diverse pagine sono su due colonne, per cui immaginate quante pagine potrebbero essere. Boh, vediamo lunedì, però intanto almeno l'ho fatto, almeno così stanotte dormo tranquillo. Stanotte, perché la notte passata invece avevo in mente sta roba che dovevo scrivere, per cui ho dormito malissimo e basta. E quindi questo, e che altro? Fammi un po' ragionare. Ah no, stavo dicendo il discorso di lunedì dopo film. Non ho avuto il coso di creare ancora il calendario, ma voglio pensare che questa settimana non mancherà occasione di farlo. E fu così che fu un bombardamento continuo di eventi, di mail, eccetera. E penso sicuramente che manderò in onda Ukraine on Fire di Oliver Stone. L'unica cosa che volevo vedere, se riuscivo a trovare, anche pagando, ripeto, non per forza in maniera gratuita, se riesco a trovarlo in maniera gratuita o anche meglio, però se bisogna pagare magari non 100 euro, ma una cifra, diciamo, umana, come è stato per esempio il documentario quello lì su Aldo Moro, oppure quello lì di documentari di Mazzucco. Cioè, se sono delle cifre abbordabili, io le spendo anche. Sarebbe bello trasmettere un documentario che invece è andato in onda sul mio blu, proprio appunto sui vaccini, sui danneggiati dal vaccino, perché nessuno ne parla di questi poveri stronzi, che però stanno facendo una vita d'inferno, proprio perché comunque pur sempre un medicinale. Cioè, io sto discorso che sì, fatelo tutti, state tranquilli, ma no, una sega, cioè, aspetta, sta calmo. Ecco, cioè, bisogna vedere sempre se i benefici superano gli svantaggi. Poi dopo faremo, e poi dopo. Io sinceramente sta roba, per esempio, io me lo sono fatto pur essendo agofobico, ma se ero più agofobico di quello che sono, se fossi stato forse meno masochista di quello che sono, ecco, probabilmente col cazzo che l'avrei fatto, proprio perché non, mi fanno schifo. A me mi fanno schifo gli aghi che mi entrano all'interno, mi fa proprio schifo l'idea di sto robo che ti penetra la pelle, mi fa orrore. A me fa schifo, mi fa orrore, mi terrorizza, non lo so, mi fa una serie di conseguenze negative, ok? Se posso evitarlo, lo evito. Porca troia. Oh, perché stracazzo mi dovete per forza glucosare? Ma poi, se mi prende sto cazzo di virus, muoio come un povero stronzo, muoio come un povero stronzo. Perché? Ah, perché usate le terapie intensive? Ma cazzo, ma sono pagate le tasse? Io pago le tasse, io ho fatto quello che ti dicevo, no? Il discorso è che è assurdo, che per esempio anche per il naso sono dovuto andare dal pubblico perché se andavo comunque, è il contrario, dal privato, quindi pago la sanità pubblica che potrebbe farmi sta roba, ma siccome c'ha delle liste d'attesa incredibili, siccome tra parentesi oltretutto devo anche pagarlo, è una roba che non è che dicevo, vabbè, mi voglio rifare le tette, che mio sfizio personale, no? È una roba che dovevo togliere perché mi rendeva la vita impossibile, va bene? Che non respiravo più. No, la mattina facevo grosse difficoltà a respirare e di notte andavo in apnea anche notturne, registrate tra parentesi, e poi dopo durante il giorno avevo difficoltà comunque, perché mi sentivo sempre chiuso, pur non avendo raffreddori e robe. Per cui, insomma, cioè, voglio dire, è una cosa che mi è venuta e che quindi mi stava rendendo la vita impossibile. Bene, anche se fosse, prima di tutto avrei dovuto fare una fila che non vi dico di anni e anni per un problema che ho oggi, cioè, anzi che avevo ieri, capito?
adesso non ce l'ho più. E poi per di più dovevo pure pagare, per cui paghi le tasse e paghi. Ma stiamo scherzando? Cioè, ma che cazzo c'è? Ma non ha alcun senso sto discorso. Per cui cioè, saresti stato ricoverato in terapia intensiva. Sti cazzi! E allora? Perché il mio posto letto in terapia intensiva non è pagato dalle mie tasse? Sì. E allora? Potrò scegliere come cazzo morire pure? Oppure devo sempre solo sperare che sia il fato o una divinità, se credete alle divinità? Ma sarà così? Cazzo. Oh, ma porca troia. Questa cosa, no, che devi farlo per forza, tutte cose, perché così metti in sicurezza chi eventualmente è più suscettibile, gli altri decidano loro. No, questo è la libertà dei nostri sedicenti democratici, libertà di fare come dicono loro, ma lasciamo perdere, va. E se non la pensi come loro, sei un povero stronzo, sei un coglione, sei un novax, un no quello, un no quell'altro. Oh, io sono contro di voi, perché mi avete rotto i coglioni con la vostra ipocrisia. Porca puttana, siete ipocriti. Democratici di cosa? Democratici di che? Io sono molto più democratico di voi, che invece io, se fosse permesso, ci sarebbe una dittatura militare in cui sareste tutti fucilati. Porca puttana, ve lo dico proprio francamente, che mi state proprio sui coglioni. Non c'è cosa che mi sta più sulle palle dell'ipocrisia. Oh, gente, io sono democratico, qua la democrazia, poi dopo, se tu non fai quello, sei quell'altro, e però così non sentono mai niente. Se tu parli, dici un'obiezione in qualcosa, sei tu che sei un coglione, non è che più sono loro che magari, sono i deficienti, hanno certezze. Ecco, vi do sta cosa, sono pieni di certezze. Infatti siete dei deficienti, va bene? Perché i soliti ipocriti sono proprio deficienti. Oh, che cazzo. Questo mi fa sempre più rabbia per il discorso che, ecco, cioè, è stato fino a ieri che, oh, sul vaccino immunizzati. Porca troia, la mia compagna si è fatta 3 dosi, si è fatta. Eppure c'è il pippo virus. Cazzo. Alla faccia dell'immunizzazione. Andate a cagare. E non è che dicevo, vabbè, si è fatto il vaccino anni fa. Come che ne so, l'antitetanica, che comunque è una validità, ma comunque è una validità di anni, non di mesi. E qua è quarta dose, quinta dose, sesta dose. Stiamo sempre a fare ingrassare il culo del signor Pfizer, signor Moderna o AstraZeneca o altri casi farmaceutiche. Prendete in culo, va. Già l'ho ingrassata troppo con tutta l'acqua di signore che ho dovuto fare per il naso. E qualche volta anche i momenti per il mal di testa, sinusite. E avendo tutto chiuso, no, più continuiamo, no. Vabbè, con questa nota molto polemica, sabato polemica, ci vediamo alla prossima puntata. Andrò a fare il letto e probabilmente tra un po' potrebbe tornare sulla mia compagna, che non dormirà qui, dormirà, immagino, nel lettino, poveretto. Vabbè, l'accetto lei, che io ho detto non dormio sul divano, ha detto così, vabbè. E forse dormivo più comodo. Ci salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata.